Come sempre un bilancio contiene luci ed ombre, ma la premessa migliore è saper discernere le prime dalle seconde per potersi migliorare. Così la Proloquo di Casalmaggiore, che si occupava in particolare degli spazi di via Fava Grosse, della sagra del Cotechino del Blisgono all'Oratorio Maffei, traccia un bilancio positivo della fiera di San Carlo appena conclusa. E via Fava Grosse abbiamo dovuto cercare di rivalutarla, perché purtroppo i produttori di materiale agricolo d'esposizione sono sempre meno, hanno delle difficoltà anche dal punto di vista del magazzino degli articoli da esporre, e abbiamo dovuto integrare, anche rivalutando la zona, con degli street food, dalle impressioni che abbiamo raccolto, una cosa molto apprezzata. Qualche giornata è stata un po' piovosa, ma nonostante tutto il bilancio è più che positivo, specialmente Giovanni, per quanto riguarda la sagra del Cotechino abbiamo superato abbondantemente l'affluenza dell'anno scorso, una partecipazione incredibile, un lavoro dei nostri volontari che hanno visto quest'anno anche l'inserimento di ragazzi e giovani da parte del preziosissimo aiuto del Polo Romani, che si sono impegnati, si sono divertiti. Abbiamo avuto delle soddisfazioni e delle parole da chi veniva anche da molto lontano. Le prime stime che abbiamo fatto non sono ancora precisissime, però ti posso dire che ad esempio 500 kg di tortelli di zucca, 400 kg di cotechino. Dobbiamo migliorare alcune cose perché anche l'affluenza ci ha messo un po' in difficoltà. Meno banchi, si diceva, specie sulle vie attorno a Piazza Garibaldi, gestite però dal comune di Casalmaggiore, che ha collaborato in maniera stretta con la Proloquo, mentre gli eventi culturali sono stati un vero e proprio fiore all'occhiello. Solamente a sfilarmi il programma generale sulla ricondina principale ho avuto difficoltà dal punto di vista grafico, è stato difficile proprio anche integrare fino agli ultimi giorni chi ci faceva richiesta di comparire sul programma della Proloquo.